Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Continuiamo la rubrica di Occhio all'affare con altri due nomi oggi. Però se volete il quarto video, dobbiamo arrivare a 250 like. Questa è la mia sfida di oggi. Mi raccomando, spolliciate a più non posso. Intanto vi dico sempre nei commenti, ragazzi, scrivetemi cosa pensate di questi due nomi. Altra cosa, ragazzi, volevo ringraziarvi tutti. Ieri abbiamo fatto numeri pazzeschi su questo canale. Essendoci stato il grande Carmi, siamo riusciti anche a superare i 200 spettatori in simultanea. Abbiamo toccato punto di 250, quindi grazie, grazie a tutti di cuore. Siete stati veramente molto, molto partecipi tutti e grazie. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi al canale. È importante sia per noi, che abbiamo un canale, quindi per il supporto, ma anche per voi, perché nelle live e anche questa sera ore 21:30 vi aspetto in una nuova live. Potete commentare se siete iscritti a questo canale. Quindi mi raccomando, ragazzi, pigiate il pulsantino qui sotto e iscriviti. Ultimissima cosa, la news di ieri del Recosta Fantacalcio è che insieme a me parteciperà anche Carmi Special. Anzi, insieme a me, io farò la mia squadra, Carmi farà la sua. Quindi se vi abbonate a soli 2,99 euro, potete sfidare anche un grande come Carmi Special. Quindi questa è una delle novità che vi avevo detto, che ci saranno tante novità, ma ce ne saranno altre che piano piano vi svelerò. Quindi ragazzi, con 2,99 euro, iscrizione alla Rosta Fantacalcio, in cui c'è un montepremi di oltre di 1.000 euro, e in più, anzi, sto pensando anche di inserire qualche altro premio, quindi potremmo anche arrivare a oltre. E in più ci saranno altre novità. Gli altri vantaggi, ragazzi, sono inserimento in un gruppo Telegram dedicato a tutti gli abbonati e priorità nelle live, soprattutto in quelle che riguarderanno poi, una volta iniziato il campionato, le live pre-gara, in cui già siamo 80 abbonati, quindi capirete che ci sarà da aspettare per chi non lo è. Quindi, ovviamente, se avete pazienza, io le live le faccio lunghe per dare supporto sia agli abbonati, ma anche a chi è solamente iscritto a questo canale. Vi ricordo infine che c'è quello da 9,99, potete essere seguiti sia per le vostre leghe private che se volete giocare al Magic Gazzetta, che quest'anno ci sono veramente tantissimi premi. Detto questo, non voglio perdere più un centesimo di secondo, andiamo a parlare dei due nomi di Occhio all'Affare. Il primo che ho portato è un nome che ha un hype bassissimo. Come vi dicevo, io faccio live anche di 3 ore ogni giorno, e dico: Andrea, se mi arriva una domanda bene, se no neanche una. Veramente inspiegabile, perché andiamo a vedere Candreva nell'arco delle due stagioni cosa ha fatto. Allora, nel 19-20 in Serie A 32 presenze, 5 gol e 8 assist, che buttali via, dico io. Anche 5 ammonizioni, ma quelle non vanno a incidere più di tanto. E poi vediamo, media voto 6,22. Vi ricordo che è fantacalcio.it queste statistiche. Media invece Fanta media voto 6,87. Ecco, già qui secondo me erano delle medie voto molto importanti, anche perché tra poco vi dico anche la mia percentuale di budget da spendere, quindi restate incollati fino all'ultimo, perché poi c'è anche un altro nome molto importante. L'altro rendimento 2021, quindi l'ultima stagione appena conclusa, 35 presenze, 5 gol e 8 assist. Quindi proprio, diciamo, si è ripetuto. Poi magari qualche assist può essere in meno, perché Transfermarkt forse ne conta qualcuno in più. Però alla fine, per grandi linee, andiamo a vedere. Fantacalcio.it 6,23 invece di 6,22 della passata stagione, e 6,88 nell'ultima. Quindi bene o male si è riconfermato agli stessi livelli del 19-20. Questo cosa voglio dire? Candreva, non dico che dovete pagarlo chissà quanto, ma se andate a prendere Candreva, secondo me al 2,5, anche al 3%, secondo me è un affare, perché alla fine vi garantisce titolarità. Devo dire che anche la Samp, a parte Damsgaard, ha un basso appeal fantacalcistico, ha un basso hype, nessuno viene a chiedere. Quindi ancora meglio, io prenderei Candreva. Vi dicevo, al 2,5-3% io Candreva me lo porto a casa e ne sono pure strafelice. Detto questo, quindi 25-30 crediti su 1.000, fate vostro un centrocampista che
quasi tutte le giornate vi porta un 7 di media, quindi ovviamente ci sono i gol, quindi magari quando segna prende 9,5, 10 e quando non segna magari vi prende il 6 come voto, però è un'ottima, è un ottimo, sono ottime analisi, ottime statistiche che secondo me meritano più attenzione rispetto a quello che abbiamo visto finora. Andiamo a vedere ora il secondo nome. Intanto lasciate il like, perché lo so che tanti lo guardano, però non lasciano mai il like, mi raccomando. Questo è un nome su cui io impazzisco. Mirančuk, ragazzi, Mirančuk secondo me dovete prenderlo perché questo è l'anno suo, potrebbe essere l'anno suo. Andiamo a vedere le statistiche, perché queste sono veramente eccezionali secondo me. Se uno guarda solamente le presenze, dice 25 presenze, 4 gol, 2 assist, non chissà quanto. Però andiamo a vedere i minuti giocati. Lui ha giocato 660 minuti, che se fate diviso 90, quanto sono? Poco più di 7 partite, 7 per 9, 63, quindi sono 7 partite piene che ha fatto, e ha fatto 4 gol, e poi è più difficile pure, perché se gioca una partita intera magari riesce ad essere più in partita, mentre se entri 20 minuti, essere subito pronto per fare la tua partita non è facile. E questo, secondo me sono statistiche molto importanti di Mirančuk, è un giocatore che a me piace, secondo me è veramente forte, lasciando perdere anche le statistiche, che alla fine io le guardo, ma fino a un certo punto. Prendiamo il giocatore, fa dei gol veramente impressionanti. È uno che in un fazzoletto riesce a calciare e metterla dove vuole la palla. Ha quel sinistro veramente magico. E se Ilicic sta andando via, è anche perché Gasperini sicuramente darà più spazio a Mirančuk. Detto questo, non è che Ilicic se ne va perché deve giocare Mirančuk. Ilicic se ne va perché ha problemi con Gasperini. Questo penso che sia ormai scontato. Però il sostituto ce l'hanno in casa. Secondo me questo è veramente straordinario. Perché è vero che ha solo un piede, ma che piede ha? È uno che secondo me non mi spiego ogni tanto come ha fatto Gasperini a non dargli più spazio. Cioè, quei 660 minuti sono veramente una miseria per un giocatore tecnicamente così forte, è veloce di pensiero, è veloce di calcio, è preciso, ha anche un bel tiro, in termini di potenza, cioè, secondo me è un giocatore totale. E quei pochi minuti che ha giocato ha preso sempre anche tante punizioni, quindi fa anche salire la squadra perché ha anche un discreto fisico, non è uno gracilino, diciamo, è uno che la palla la sa tenere, si fa fare fallo, è un giocatore secondo me totale, cioè è un giocatore veramente importante, e secondo me Gasperini quest'anno punterà forte su Mirančuk. Andiamo a vedere intanto pure le statistiche, no? Su fantacalcio.it, media voto 6,22, Fanta media voto 7,03. Quindi, nonostante pure il tempo veramente pochissimo, ha una Fanta media voto del 7, che non è malissimo. Mirančuk, mi chiedete qualcosa in live? Ma sempre molto distaccati. Ad esempio, un Zaniolo, mi bombardate di domande di Zaniolo. Zaniolo ha un hype molto alto e per questo io l'ho messo come occhio al pacco, nel senso non andate a strapagarlo. Secondo me Mirančuk in alcune leghe andrà pochissimo, anche magari al 2,5-3%, perché le persone sono convinte, dice non è titolare, non lo prendo. Però il mio ragionamento è ci sono 5 sostituzioni, 5 come dice Ludovico, e quindi anche se non partisse sempre titolare, sicuramente ha ampie possibilità di fare il suo. Se lui ha fatto 4 gol in 660 minuti, figuriamoci cosa può fare un Mirančuk se riesce a giocare per 1500-2000 minuti. Io vi ricordo quindi budget, potete arrivare secondo me anche al 5%, come Kulusevski. Ovviamente magari non andrei a prendere troppi giocatori dalla titolarità incerta, però se mi lasciano al 4-5% Mirančuk, al 4-5% Kulusevski, li prendo entrambi, poi magari vado a prendere altri che sono titolarissimi alla candrema con quello che abbiamo portato oggi. Con questo, ragazzi, vi ricordo le ultime cose: lasciate un like se questo video vi è piaciuto, perché se arriviamo a 250 domani altri nomi interessantissimi. Vi ricordo che tra poco uscirà anche il video di Occhio al Pacco. E lasciate anche lì sempre un like, commentate dicendo cosa pensate sia di Candreva che di Mirančuk, iscrivetevi al canale che è gratuito e ciao ragazzi!